fresca e colorata, insalata di 5 cereali con verdure o aggiunta di tonno, ancora più golosa. Prepariamo 3 carote, le tagliamo a dadini, le cuociamo in padella con un po' di olio d'oliva e zenzero grattugiato. Le mettiamo a cuocere in padella, aggiungiamo un po' di sale, un goccio d'acqua, copriamo e cuociamo a fuoco basso per pochi minuti fino a che sono morbide. Lo stesso prepariamo delle zucchine veloci in padella. Mettiamo in padella dell'olio d'oliva con uno spicchio d'aglio e aggiungiamo le zucchine tagliate, delle rondelle tagliate a metà. Saliamo, cuociamo anche queste pochi minuti e poi ancora un peperone giallo. Lo tagliamo a listarelle e lo cuociamo in padella con poco olio d'oliva, uno spicchio d'aglio in camicia. Saliamo e cuociamo per pochi minuti fino a che saranno teneri. Poi ci dedichiamo alla cottura dei cereali. In acqua bollente salata mettiamo a cuocere 200 g di cereali misti. Scoliamo e lasciamo raffreddare in una ciotola. Poi aggiungiamo tutte le nostre verdure che abbiamo preparato. Le carote e poi ancora i peperoni e le zucchine. Diamo una bella mescolata e la nostra insalata ai 5 cereali con farro, orzo, riso e grano e avena è pronta da gustare. E se la volete ancora più ricca, aggiungete anche del tonno in scatola. Sarà così davvero gustosissima, perfetta anche da mangiare in spiaggia e preparare quindi in anticipo. E allora preparatela insieme a me.